State vedendo proprio in questo momento il feretro che sta lasciando la Chiesa degli Artisti, sta attraversando Piazza del Popolo qui a Roma, una piazza gremita, decine di migliaia di persone, una piazza che è rimasta in silenzio durante tutta la cerimonia e che in questo momento invece è esplosa in un grande, lungo, caloroso applauso. Il saluto anche della moglie Carlotta a fine cerimonia attraverso le parole del celebrante, voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, che hanno dimostrato questo grandissimo affetto nei confronti di Fabrizio Frizzi, che verrà portato ora nella cappella di famiglia, verrà tumulato lì accanto al padre e alla madre nella cappella di Bassano Romano. La cerimonia si è conclusa con una testimonianza toccante di alcuni colleghi che hanno letto una preghiera, la preghiera degli artisti, hanno letto anche una poesia, parliamo di Carlo Contentonella Clerici e Flavio Insinna, vi facciamo vedere in questo contributo e poi vi facciamo vedere anche le voci delle tante persone che sono arrivate qui questa mattina e che sono state raccolte per noi da Laura Pintus. O Signore della bellezza, onnipotente creatore di ogni cosa, tu che hai plasmato le creature imprimendo in loro l'impronta mirabile della tua gloria, siamo i due piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità nel loro cuore. Perdonaci se siamo fragili e incostanti, ma siamo uomini. Donaci la tua forza, quella che scopriamo nella tua parola, quella che sentiamo nella tua grazia. A me basta che tu mi voglia come amico. E qui allora ho capito che noi siamo veramente amici. E allora ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico. Ho pregato Dio e ho ringraziato Dio per te. E soprattutto ringrazio te per essermi amico. Ragazzi, davvero, non riesco. La grande eleganza, il grande stile, un silenzio con tutti, non ha mai voluto palesare la sua malattia, che era una malattia crudele, una malattia malvagia, non ha mai voluto parlarne. Questo la dice lunga sullo stile e l'eleganza di una persona come Fabrizio Frizzi. Era una brava persona, quello che hanno detto tutti in questi giorni. Era una brava persona, una persona sincera, una persona leale. Bisogna dirgli addio, ma avercelo sempre nel cuore, come tutti quei personaggi che ci hanno fatto stare bene. E continuerà in qualche modo. Ci sono tante cose da dire, ma fondamentalmente che ci mancherà proprio tanto. Scusate. Ciao Fabrizio. Fabrizio è che... Tu lo vedevi in video e così era nella vita, era meticoloso, preciso, amava il suo lavoro, quindi penso amasse solo più chiaramente la sua famiglia e il suo lavoro. Era un gran professionista, era una persona, l'hanno detto tutti, persona per bene, no? Devo dire che è difficile non ripeterlo, era una persona per bene e c'è ancora troppo da fare. Noi siamo qui per l'uomo che è stato Fabrizio. Nonostante era un amico anche, ma soprattutto per il grande esempio che ha dato a tutta l'Italia, infatti la dimostrazione è questa, che siamo tutti qui in tantissimi per lui. So che non ci sono parole che la commozione è bella, un'anima bellissima. Quanto era amato si vede da quanta gente c'è. Vi salutiamo lasciandovi con questa canzone cantata.